Ringraziamo l'organizzazione di averci dato la possibilità di parlare a partire dall'esperienza del gruppo di lettura di Segrate di un aspetto un po' particolare che è quello della biblioterapia. Sarà un intervento, cercheremo di essere più brevi possibili, concisi, a due voci, proprio partendo dall'esperienza del gruppo per poi parlare, dare qualche indicazione così sulla biblioterapia, ma in confronto alla biblioteca pubblica e all'esperienza del gruppo di lettura. E leggiamo subito questo, la coperta curiosa. È come lavorare insieme a una grande coperta. Ognuno con la mano diversa, le imprecisioni, magari un filo tirato. Così sono le coperte amate, pur logorate dai segni della nostra storia. Così è il nostro gruppo con i suoi 10 anni. Ci sono buchetti, chi se n'è andato, i punti nuovi, chi è arrivato, anche le bruciature e mancanze. Sotto la coperta della lettura condivisa si rallenta insieme, si stacca dai ritmi consueti. Si riposa con curiosità. Partiamo da qui, da questa quasi poesia di una lettrice del gruppo di lettura di Segrate, capace di condensare in poche righe la vastità dell'eco evocativa ed emotiva che la condivisione della lettura di uno stesso libro suscita in un gruppo. Sono diversi i gruppi di lettura presenti in Italia, c'è chi si riunisce in case private, in locali pubblici, a scuola, in circoli o in biblioteca. Quest'ultimo è il caso del gruppo di lettura della Biblioteca di Segrate, che proprio quest'anno ha compiuto 10 anni. È stato infatti fondato nel luglio 2002, in piena estate, a partire dalla proposta di un'associazione femminile segratese, di Come Donna Onlus, rivolta alla biblioteca comunale. La ragione fondamentale che spingeva questa associazione a dare avvio a un gruppo di lettura era quella di socializzare. L'associazione aveva posto al centro delle proprie riflessioni il problema della solitudine, che costituisce un vero dramma per donne e uomini e che si evidenzia in modo acuto, specialmente dopo la perdita di un congiunto, ma non solo. Da qui si è compresa la necessità di far uscire dal loro guscio prigione queste persone, perché ben si sa quanto la solitudine sia causa di molte patologie. Spinta anche dalle statistiche che affermano che la maggior parte delle persone che legge è costituita da donne, l'associazione quindi ha ritenuto che aggregare con la lettura potesse essere una buona soluzione al problema della solitudine e del disagio. La biblioteca, da parte sua, ha trovato la proposta molto interessante. Non avrebbe rappresentato solo un servizio di lettura per un pubblico di lettori forti, e proprio la partnership insieme a una realtà sociale del territorio avrebbe potuto raggiungere nuovi lettori, incrementando la lettura. Dopo 10 anni, i risultati conseguiti sono stati incoraggianti. La biblioteca di Segrate ha rappresentato, specialmente negli attuali tempi di crisi economica e di forti tagli al welfare, una preziosa risorsa, perché attraverso il suo gruppo di lettura ha potuto mettere in moto un circolo virtuoso in favore del benessere sociale ed economico della comunità. In questi 10 anni si sono aggiunti nuovi visi. Altri si sono persi, ma c'è anche chi da allora non ha mai smesso di partecipare. In questo arco di tempo, in cui il gruppo ha letto circa 200 romanzi, e l'elenco completo lo si può trovare sulla pagina storica del blog del gruppo, i 10 giorni dell'abbandono di Elena Ferrante, che probabilmente è stato il primo libro che abbiamo letto nel gruppo di lettura, che da subito non ha mancato di stimolare una vivace conversazione proprio per le tematiche affrontate, passando poi per tantissimi autori. Ne possiamo solo citare alcuni: David Grossman, Anna Maria Ortesi, Italo Calvino, Angeles Mastretta, Elsa Morante, Michael Cunningham e così via, solo per citarne alcuni. Scelte che spaziano tra generi e stili.
Un capitolo a parte riguarda la saggistica, settore che per scelta il gruppo non affronta tra i titoli ufficiali. Sappiamo che ci sono titoli ufficiali e poi titoli sotterranei, di cui magari ci parli poi tu, concentrandosi sulla narrativa italiana e straniera, ma di cui si segnala di tanto in tanto sul blog volumi, titoli di particolare interesse. Così come nel periodo estivo vengono inserite proposte per i giorni di relax. E diamo qualche indicazione su... Noi abbiamo chiamato riuniti in un abbraccio, stare appunto nel gruppo di lettura. E quella foto che vedete, questo stare insieme, questo circolo, infatti è non a caso una disposizione in questo modo. Sedie e poltroncine vengono sistemate in circolo ed è una scelta non casuale. Ci si riesce a guardare tutti, non ci sono posizioni gerarchiche di sorta e la conversazione è stimolata. È una disposizione calda che ricorda una riunione intorno al fuoco, invita alla confidenza, invita all'accoglienza. Capita spesso poi che agli incontri si presenti qualcuno di nuovo, un curioso, una nuova persona. A volte sono amici o conoscenti di chi già ci frequenta, altre volte sono persone che hanno saputo dell'esistenza del gruppo o si sono informate in biblioteca. Viene poi il momento delle comunicazioni iniziali, appuntamenti della biblioteca, dell'associazione. Si chiacchiera, si ride anche, non manca mai lo spunto per l'ironia. Le riunioni sono sempre guidate, in questo caso sono il coordinatore, il bibliotecario, crediamo, ma è venuto fuori anche in questa sede, ma poi si vedrà credo dopo anche con il manifesto, anche noi crediamo nel ruolo del coordinatore, questa figura che sia importante sia per guidare la conversazione e dare la scansione agli argomenti, sia per raccogliere le opinioni sui libri che vengono poi inserite sul blog in forma sintetica. In realtà abbiamo organizzato con altre, con delle lettrici proprio del gruppo di lettura, un inserimento dei resoconti, quindi raccogliamo anche quello che è stato detto prima, di far conoscere che cosa avviene al gruppo di lettura, proprio una scelta molto ponderata e che ci teniamo molto a far conoscere che cosa avviene, che cosa succede durante una serata del gruppo di lettura. E il momento della conversazione è proprio quello importante, il cuore della serata. Non si procede seguendo un ordine prestabilito e soprattutto non ci sono doveri. C'è anche chi ascolta e basta. E che bello, non c'è mai una risposta giusta o una risposta sbagliata. Si è sul terreno delle sensazioni interiori e il filo conduttore non può che nutrirsi di ascolto, rispetto e curiosità. Comincia chi vuole e con il tempo il gruppo ha imparato a vincere la timidezza. Non manca mai chi decide di rompere il ghiaccio e si butta a illustrare le proprie impressioni, aprendo così la via alla catena di interventi, tanto che a volte anche chi pensa di aver esaurito le cose da dire si ritrova a proseguire nella propria riflessione ad alta voce, ribattendo a nuove intuizioni emerse dalle altre voci. Ci sono poi state anche serate iniziate con due o tre persone unanimi che bocciavano un titolo con trovo che su questo libro ci sia poco da dire, piuttosto che non mi ha lasciato niente, e che poi passo dopo passo si sono rivelate fitte di interventi con spunti in continuo stimolo che si sommano l'uno all'altro. Quindi un inanellarsi di sensazioni che davvero arricchisce. E con la frequentazione poi il gruppo ha imparato a conoscersi e intuire le preferenze dell'uno e dell'altro. E probabilmente i partecipanti, io immagino che succeda in moltissimi gruppi di lettura, arrivano alla riunione, all'incontro, attendendo in particolare il parere di qualcuno, non solo perché magari si sa di trovarsi in sintonia, ma anche per la capacità dimostrata di alcuni lettori del gruppo di offrire dei punti di vista approfonditi, stimolo per la discussione. Gli incontri, ci teniamo molto a dirlo adesso per quello che stiamo per dire sulla biblioterapia, si terminano con un momento conviviale. Noi ci teniamo molto a questo, un momento, un bicchiere di vino, una fetta di torta, magari sfornata poco prima da una lettrice. È un momento molto importante nel quale prima di salutarsi e di tornare a casa si fa ancora
si sta un po' lì insieme ancora per che magari qualcuno che forse non ha potuto dire delle cose perché è anche timido, non riesce a parlare o chissà per quale altro motivo, può confidare o dire qualche altra cosa in quel momento. Poi da qualche tempo a ogni appuntamento viene estratto a sorte un nominativo che riceve in regalo un libro a sorpresa e poi tanti altri momenti importanti, speciali, come non so, al Natale, una serata prenatalizia del gruppo termina con i consueti auguri e brindisi con dei regali che fanno dei lettori, cioè cerchiamo di favorire anche uno scambio tra le persone raccogliendo delle occasioni un po' speciali. Parlavamo appunto di biblioterapia, quell'inaspettato aspetto biblioterapeutico. I 10 anni di esperienza del gruppo di lettura di Segrate hanno confermato, come anche molta letteratura di matrice anglo-americana mette in rilievo, un inaspettato risvolto biblioterapeutico a beneficio dei lettori. La biblioterapia, quindi, come l'uso terapeutico dei libri o di altri materiali con singoli individui o con il gruppo di persone. Negli anni 30 il dottor William Menninger, psichiatra, che coniò il termine, parlò di cura attraverso la lettura, di utilizzo dei libri per risolvere i problemi e di metodo che definisce l'interazione tra un facilitatore e un lettore basato sul reciproco scambio letterario. È stata descritta da Schlenter come l'identificazione con un personaggio o con una situazione e la conseguente proiezione di se stessi, un'esperienza catartica di liberazione emozionale, di coinvolgimento e di integrazione. E Joseph Gold riassume così i benefici dell'impiego della lettura nella terapia. La lettura consente cambiamenti nella percezione e questo può guarire e cambiare ogni cosa, può portare la gente verso un nuovo e fertile terreno intellettuale per cominciare una nuova vita. Il romanzo e la poesia possono costituire la materia più appropriata per la terapia, perché sono prodotti della capacità umana, che creano storie e evocano il sentimento. E il sentimento deve essere evocato se vogliamo lavorare con le emozioni umane. Il linguaggio è quel legame umano tra il pensiero e il sentimento, la storia, quell'indimenticabile organizzazione del linguaggio. Nei meandri della sofferenza si intitola la testimonianza di un giovane lettore nella quale racconta il suo incontro con un libro, il romanzo di Georges Simenon, Maigret e la casa dei fiamminghi. Di quel libro il giovane dice: «Ho potuto addentrarmi nei meandri dell'animo umano, trovandoci tra le sue pieghe molti punti in comune con quanto la vita fino ad ora mi aveva mostrato da vicino, nel bene e nel male. Da allora è cresciuta in me la consapevolezza, che in parte già avevo, di non essere l'unico a vivere certi problemi». Sarebbe molto interessante e affascinante continuare a parlare in questo modo di biblioterapia. Esiste comunque una bibliografia ricca per chiunque, insomma, volesse approfondire il tema. Però passiamo ancora alla relazione con il gruppo di lettura. Infatti ci addentriamo volutamente in questo ambito perché non siamo né biblioterapeuti né niente, però attraverso l'esperienza di un gruppo di lettura entra un po' a far parte questo aspetto, biblioterapeutico, ma è anche un aspetto che coinvolge le nostre biblioteche, e qui apriamo una piccola riflessione. È un luogo di guarigione per l'anima, era l'iscrizione sopra la porta di accesso dell'antichissima biblioteca di Tebe. Pertanto già gli antichi greci avevano ravvisato un collegamento tra i libri e il loro potenziale terapeutico. Qualche anno fa Catherine Morris, una importante dirigente dei servizi bibliotecari pubblici del Regno Unito, aveva spronato le biblioteche pubbliche su questo aspetto e aveva scritto che qualsiasi bibliotecario che sta al prestito conosce il potere edificante e catartico del romanzo per la salute e il benessere della persona. Già nel XVII secolo Samuel Johnson scriveva: «Il fine ultimo dello scrivere è quello di consentire al lettore di godersi la propria vita, se non al meglio, quantomeno di sopportarla. Trovo sorprendente che noi bibliotecari, che siamo stati i primi a prestare i romanzi dai 150 anni in qua, ci abbiamo messo così tanto tempo a cominciare a prendere seriamente sul serio la validità di quell'affermazione e finalmente a dirla a gran voce.
È come se i produttori di crema idratante omettessero di dire alle loro clienti che il loro prodotto riduce le rughe, ma è impensabile. Speriamo che non ci vogliano altri 150 anni prima che ogni biblioteca si accorga del valore della biblioterapia. Quindi è qualcosa che ci interessava, ecco, proporvi. Ma anche un altro aspetto che si trova nelle guide IFRA UNESCO delle biblioteche pubbliche, quando dicono che uno dei principi fondamentali della biblioteca pubblica è che i suoi servizi devono essere accessibili a tutti e non rivolti a un solo gruppo della comunità con esclusione degli altri. Significa che le biblioteche quindi consentono l'accesso anche a chi, avendo per esempio poche risorse economiche, può avere quei mezzi informativi che altrimenti non riuscirebbe ad avere. In termini di biblioterapia, la biblioteca può dunque fornire un aiuto, e subito spieghiamo di cosa si tratta, a quelle persone che, avendo scarse capacità economiche, non possono permettersi per esempio un terapeuta. Ma qui scatta un'assoluta prudenza da parte dei bibliotecari, perché la biblioterapia non sostituisce una terapia professionale. I bibliotecari non devono fornire una biblioterapia clinica. Quest'ultima serve a aiutare le persone gravemente in difficoltà a causa di patologie legate ai sentimenti e al comportamento. Questo è questo campo in cui non ci addentriamo. È la stessa cosa di quando certi utenti chiedono dei pareri legali. Si può fornire loro delle indicazioni verso l'accesso alla risorsa informativa, ma non ci si deve sostituire l'esperto. Quindi i bibliotecari non devono di certo prendere il posto di terapeuti, ma dovrebbero cercare di prendere coscienza che la biblioteca può essere una via di accesso alla lettura riparatrice. Stéphanie Janicot, che è una giornalista e scrittrice francese, partendo dall'idea che non c'è patologia a cui non corrisponda un bel romanzo, da lettrice onnivora e facendo leva sulla sua straordinaria conoscenza nel campo della narrativa, ha scritto 100 romanzi di primo soccorso per curare quasi tutti. Quasi tutti. Ci sta anche questo. Un libro che raccoglie appunto 100 esempi tratti dalla letteratura mondiale per trovare una risposta al proprio problema personale. Perché i romanzi, come dice Janicot, sono una finestra sulle esperienze altrui, ma questo credo che confermi nuovamente quanto avviene e quanto succeda in un gruppo di lettura. L'esperienza dei gruppi di lettura, quindi, che organizza per il tramite di una scelta condivisa la lettura di un romanzo, è forse quel momento più importante che avvicina il lettore alla biblioteca e al bibliotecario, innescando non uno ma più risvolti, come possiamo dire, biblioterapeutici. La lettura di un romanzo svolta in modo solitario e poi raccontata nel gruppo può fornire allora un aiuto, un ripensamento, una nuova presa di coscienza, una diversa interpretazione, una risoluzione di un problema, di un aspetto della propria vita. È lo scambio dei punti di vista, la parola detta nello spazio pubblico del gruppo, è ciò che si riceve di conseguenza dagli altri, che anche in questo caso può essere, può rendere biblioterapeutica la partecipazione a un gruppo di lettura. Tutti effetti collaterali, quindi come molto abbiamo accolto il titolo che ci veniva fornito. Ed, che è il protagonista, e mi avvio alla conclusione, del romanzo di Julie Highmore, La biblioteca dei miei sogni, che trovate anche citato in quei romanzi che Luca Ferrieri consiglia sui gruppi di lettura. Casalingo, con figli a carico, aderisce con entusiasmo al gruppo di lettura della biblioteca comunale, convinto che un po' di socialità possa fargli solo che del bene. Era martedì pomeriggio e io sentivo un po' di nostalgia per il circolo di lettura. A Ed, come agli altri personaggi del romanzo, il gruppo di lettura aiuterà a cambiare il corso delle loro vite in meglio. È proprio lo stare con gli altri, attraverso i libri, che è importante. E così, allo stesso modo, una partecipante del gruppo di lettura di Segrate, assente per un certo numero di incontri a causa della malattia e del lutto del marito, tornata agli incontri, ha scritto: «È stato bello stare tutte insieme l'altra sera, mi mancavate. Si danno per scontate alcune cose, alcuni incontri tradizionali, e invece quando vengono a mancare ti accorgi di quanto siano importanti». E concludo. Non c'è solo nostalgia del gruppo, c'è forse qualcos'altro che ha a che fare con un'esperienza che quasi tutti abbiamo fatto da piccoli. Nel gruppo di lettura si ha la massima libertà di prendere o meno la parola. Nell'ascolto dell'altro che ci parla del libro, sia che lo si sia letto, sia invece il contrario, questo poco importa, c'è l'eco delle storie raccontate a voce alta dalla mamma al bambino. Il racconto permette di sopportare meglio il buio, la paura di morire
e la paura di perdere i genitori. Ecco che, nell'ascolto dell'altro, attorno a una lettura, arriva un aiuto, una difesa, un arricchimento. Il bisogno di raccontare è uno dei nostri tratti distintivi di essere umani.